Amici di Bytes Idea, bentrovati. Siamo qui quest'oggi da McDonald's perché cosa ha fatto McDonald's? Ha lanciato due nuove tipologie di Big Mac. Il Big Mac classico con l'aggiunta del bacon e un Big Mac di pollo. E io non potevo non provarli. Quindi siamo venuti qui a McDonald's in pausa pranzo per portarvi la recensione di questi nuovi panini che speriamo siano molto gustosi e non deludenti. Nulla di tutto, che sono un po' piace. Cosa vuoi? Ciccio, vuoi gelato? Che gelato vuoi? Ecco qui arrivati i nostri due panini, il Big Mac con il bacon e il Chicken Big Mac. Partiamo da questo, lo apriamo e troviamo pane con i sesami, due cotolette di pollo, salsa, pickles e formaggio. Insomma, ben assemblato, vedete bene, il doppio strato. E questo invece è il classico Big Mac con l'aggiunta del bacon, che sembra essere molto molto crispy. Adesso non ci resta che provare. Gusto fresco, insalata croccante, formaggio d'amalgama, salsa e pickles che ripuliscono il palato. Un boccone via l'altro, mi sento veramente di promuoverlo. Buono, buono. E adesso tocca a lui, bacon Big Mac. Vediamo se è crispy e sensato. No, non ci siamo. Il bacon stona. È per esempio un corpo sano inserito dentro un Big Mac. Non c'entra nulla. No, bocciato. Tiriamo le conclusioni. Allora, il Big Mac con il pollo buonissimo, ha veramente senso d'esistere. Il pollo là dentro viene esaltato e con i pickles e l'insalata bella croccante ti pulisce la bocca. Insomma, un boccone di all'altro mi sento di promuoverlo. È un'alternativa per chi non vuole la solita carne dentro il Big Mac e secondo me andrebbe veramente tenuto a menù. Sì, beh, a McDonald's in questo caso hai fatto un ottimo panino. Invece il Big Mac con l'aggiunta del bacon è un panino fatto tanto per, cioè il bacon è un corpo estraneo a quel panino, non ha senso. Il gusto si perde, va in contrasto, diventa, passatemi il termine, acido. Insomma, non è piacevole in bocca e non viene amalgamato. Insomma, questa è una mossa tanto per incentivare un Big Mac. Prendo un Big Mac, ci butto dentro il bacon e ho fatto il panino. In realtà è veramente bocciato, ma basta assaggiarlo. Perché non l'avete assaggiato, amici di McDonald's? Basta veramente poco, cioè avete fatto un panino eccezionale, è un panino, direi, quasi immangiabile, è veramente forte e strong, insomma bocciato. Sì, ok che il bacon sta bene su tutto, ma non basta lanciarlo dentro a caso veramente per fare qualcosa di decente. L'avete semplicemente sprecato ad una cifra non proponibile.